Devo portare i saluti del presidente della Fondazione della Cassa di Risparmio, dottor Franco Ferraris, e le cose che Fondazione in questo periodo sta facendo nell'ambito dei discorsi che stiamo portando avanti stasera, le avete già sentite citate, a parte via della transizione, il discorso sulle ferrovie. Ma io adesso prendo la parola con l'altro cappello che è quello mio professionale, come dirigente scolastico e come appartenente alla rete dei dirigenti scolastici biellesi. Ultimamente abbiamo portato a casa con un progetto sinergico, e qui dentro ci sono diverse persone che l'hanno reso possibile, privati, pubblico, associazionismo, enti di ricerca, enti di formazione, 750.000 euro per i laboratori dell'occupabilità. Quindi anch'io voglio parlare di lavoro, perché la storia del lavoro per questo territorio è assolutamente fondamentale, e di innovazione, perché all'interno di questi laboratori, il cui cantiere partirà tra meno di 2 mesi, perché abbiamo tempi strettissimi di realizzazione, ci saranno laboratori innovativi che serviranno sicuramente alle scuole, ma altrettanto sicuramente sono stati pensati per la riqualificazione professionale. All'interno di questi laboratori e all'interno degli spazi dell'ex startup ci sarà anche uno spazio destinato alle eccellenze biellesi. Uno spazio che noi abbiamo pensato libero e aperto, aperto cioè a chi voglia farvi dimostrazione di ciò che questo territorio si fa, e uno spazio anche di studio e di relazione multimediale con il resto del territorio attraverso laboratori veramente attrezzati benissimo. Anche uno spazio di servizio per le aziende che si vogliono occupare di prodotti di nicchia, di tipo alimentare, per la riqualificazione e per la creazione di prodotti certificati quando non ne hanno le capacità, diciamo così, economiche, cioè mettendo a disposizione un laboratorio di cucina, un laboratorio di trasformazione. Uno spazio che vive, in cui l'elenco dei partner è sterminato e che è stato premiato, in Piemonte sono solo 5 i progetti finanziati, e il nostro è il primo in assoluto insieme a quello della Linfarina di Torino, sono 5 finanziati, 60 in tutta Italia, proprio perché vive da solo, cioè da dire, è stato previsto già cosa ci si deve fare dentro, chi lo apre, chi lo pulisce, chi lo tiene, quali cose ci si fanno, quante ore si danno, chi andrà a farlo, per quanto tempo, perché tutti insieme abbiamo messo in campo una rete di o interventi finanziari, cioè la Fondazione ci metterà quel quid, alcune aziende ci metteranno quel quid, il Comune ci mette la struttura, la provincia ci mette le utenze, la grande azienda ci farà la formazione dei suoi e del suo personale, la piccola azienda di formazione verrà lì dove troverà il laboratorio che non ha presso la sua sede. Quindi tutte queste cose saranno offerte gratuitamente alle persone e forniranno a queste città anche un'opportunità, come dire, di innovazione nella formazione, anche dal punto di vista linguistico. Prima sentivo, non mi ricordo il nome, che ha parlato della come dire, difficoltà nell'avere un'alta formazione. Noi questo ci rendiamo conto come prese di ogni momento, ogni giorno, è il nostro cruccio. Questo è un progetto che ha vinto, ed è un progetto che in parte viene sostenuto con fondi europei, anche perché c'è dentro dell'innovazione digitale e perché ci sono tante persone che ci hanno creduto, indipendentemente dalle loro, come dire, storie personali, dall'essere pubblico, privato, associazionismo, volontariato, scuola, istituzione. C'è dentro anche, per dirvi, anche il CPIA, che è una delle mie 2 scuole, che è il Centro Provinciale di Istruzione degli Adulti, e dove faremo scuola ai profughi e agli immigrati, perché questo è quello che noi facciamo.
facciamo e lo vogliamo fare al meglio possibile. Quindi non solo i nostri ragazzi, non solo le persone che devono fare la qualificazione professionale, non solo i prodotti del territorio, quindi il rilancio, anche una vetrina possibile in collegamento magari con 015, che erano venute in mente delle cose mentre l'architetto Bocchietto parlava. E quindi questa è una cosa che può trovare un legame con quello che si va a progettare adesso. Perché io trovo, quando noi abbiamo visto che c'era questa fonte di finanziamento, non avevamo un'idea precisa. Qui si ha un'idea di quali sono i filoni e le azioni che si devono perseguire, però noi abbiamo ancora questa strada aperta davanti. Io non vedo che ci siano per ora delle cose già precotte per cui in qualche caso non possiamo più dire niente. Io ritengo che di fronte a un'opportunità di finanziamento si possa dire ancora tutto. Tutto sta ad avere la volontà, la voglia e non la preclusione a farlo. Grazie.